per la favola della buonanotte, io e Catapult abbiamo scelto di raccontarvi la favola del cavallino scontento, una favola che lei ha interpretato anche a giugno nel nostro saggio. Il cavallino di una giostra non era contento. Quando la giostra girava, lui provava a mettere forza nelle zampe per fuggire, ma non ci riusciva e si lamentava. «Perché ti lamenti?» chiedeva l'automobilina viola davanti a lui. «Girava in tondo, sempre in tondo», lui sbuffava. La macchinina ci pensò e cominciò a sentirsi scontenta anche lei. Quando la giostra girava, cavallino e macchinina provavano a muovere le zampe e accendere il motore, ma non avevano abbastanza forza e si lamentavano. «Perché vi lamentate?» chiedeva la carrozza arcobaleno dietro di loro. «Sempre lo stesso paesaggio, che ricomincia da capo», rispondevano cavallino e automobilina. La carrozza arcobaleno ci pensò e provò a far girare le ruote, ma non aveva abbastanza forza. I tre si lamentavano. «Non siete contenti di portare i bambini?» chiedeva la motocicletta verde. Anche Catapulta sbuffa. «I bambini ci piacciono», rispondevano i tre. «Ma perché sempre girare in tondo? Potremmo portarli per strade e praterie». La motocicletta verde ci pensò e spinse, ma non aveva abbastanza forza ed era scontenta. Giorno dopo giorno, il cavallino e gli altri convinsero l'elefantino rosa, l'aeroplano giallo e l'ippopotamo azzurro. Tutti, girando, provavano ad accendere i motori, muovere le zampe e le ruote, ma non avevano abbastanza forza. Solo l'ultimo della giostra, il camioncino dei pompieri, non si voleva convincere. «Giriamo in tondo, certo», allora diceva, «se dobbiamo girare, giriamo». Ma gli altri non mollavano. Anche quando la giostra era ferma, di notte parlavano al camioncino. «Pensa, camioncino, sfrecciare per le strade dritte. Immagina, camioncino, correre su e giù per le colline. Sogna, camioncino, sogna, correre su e giù per le colline, lanciarsi giù per le discese». Finalmente anche il camioncino dei pompieri si convinse. Quando un mattino il giostraio fece fare un giro di prova alla giostra, tutti e otto gli scontenti si misero a spingere e agitarsi, a muovere zampe, eliche, ruote e motori. E la giostra, spinta da quella forza, cominciò a girare veloce, sempre più veloce. Invano il giostraio cercava di rallentarlo o di fermarla, ma girando sempre più forte la giostra si sollevò e volò via, sopra la città e le campagne, e arrivò in un paese lontano, dove cadde dolcemente e si ruppe delicatamente, e gli otto, liberi e contenti, se ne andarono in giro per le strade e i prati in cerca di tanti bambini come voi. Buonanotte, piccoli!